professor Paolo Correggioli, professor Marchetti Pierangelo, la novità vera di questo progetto è la valutazione che questa volta viene fatta insieme ai dirigenti e ai responsabili della cooperativa. Come è avvenuta questa parte? Sì, allora, per quello che riguarda la valutazione, i ragazzi hanno prodotto una serie di documenti e quindi valuteremo l'aspetto formale di questa produzione e poi dovranno esporre il loro lavoro. Ecco. Quello che noi andremo a valutare sono questi due aspetti. Uno, diciamo, se vogliamo, più squisitamente tecnico, quindi se hanno saputo interpretare lo spirito cooperativo, se hanno saputo produrre i documenti specifici di una cooperativa. Due, quelle che oggi chiamano le soft skills, no, le abilità leggere, se sanno rendere conto del loro lavoro, se sanno comunicare il loro lavoro e ancora a posteriori possiamo valutare quello che è stato il loro impegno nel fare il lavoro. Cioè, hanno dovuto lavorare in gruppo e quindi hanno dovuto mettere in pratica, anche in questo caso, lo spirito cooperativo che poi hanno estensecato nella loro produzione. Qui si può dire solo che, anche se nella mia materia non sono stati collegati direttamente, effettivamente lo spirito di lavoro di gruppo e anche alle richieste che sono state fatte ai ragazzi, la risposta si vede che l'ambiente diverso in cui si sono trovati ha prodotto dei risultati molto diversi da quelli che si sarebbero stati a scuola.